Ed eccoci qui ragazzi, buonasera a tutti e benvenuti in questa entusiasmante diretta. Giorni fa, giorni fa, si è incollata proprio la bocca. Giorni fa, bloccato nella mappa, nella missione. Sta litigando con la bimbo minchia. E ho fatto bene a trattarla male io. Allora, ecco di là e lo andiamo a salvare. Ah, questa zona non l'avevo scoperta io. Lo andiamo a salvare. Oh cazzo. Mi sono fatto male. Lui a salvare, a Vai, entra. sbaccare. Ma tu già, mica già sei Sono in... entrato? No, ti vedo ancora No, qua sto fuori. uscendo per poi rientrare. Che qui sto cacchio di... Sta ragazzina si è bloccata di là e non mi apre la porta. Quindi si è buggato il gioco. Entra come ca capo squadra. Vediamo un po'. Facciamo ricaricare. Vediamo un po' che fa. Entra, aiuta il capo Cioè, è andata di squadra. là per aprire la porta, però non me la, non me la apre. Giusto così, giusto così. Cioè, questo è un solo compito deve fare. Apri la cazzo di Io porta, ma non me quando... la apre. ti dicevo io di trattarla male, tu invece fai il bravo Più che ragazzo. tratta la vacca, c'ho ogni schiaffone proprio. Ci vogliono gli schiaffi. Sì, io ti aiuterò solo con la spada, sappilo. Vabbè, ma già sono morti Ma quelli che... Vabbè, sì, sono già tutti morti. Il problema è che questa sta di là, però non mi apre la porta. Sperando che ricaricando, cioè uscendo e rientrando, me l'abbia aperta. Che sennò devo rifare la missione da capo di nuovo. Porca puttana. L'aperta? Sì, l'aperta, ok, a posto. Cioè, devo riuscire. Devo uscire e rientrare per. sì, serviva la mia presenza. E poi tra l'altro, ora ci penso, ma sta porta che sta chiusa qua. Gli dà la chiave. Chiave del ripostiglio addirittura, quindi non sono manco qua dentro. Ho usato il lanciagranate su questo, mi sono ammazzato da solo. Ah, questo sei morto Sì. qua? Ah, ok, ti stavo trasportando. Area Allora, operativa andiamo a prendere questo. compromessa. Attacco. Ah, cazzo, c'è sto tipo. Sì. Però Mi vuole hai uccidere pure rifatto un po' di danno a sto pezzo di merda, perché ho usato a me. Mi un vuole uccidere pure a lanciagranate. me, sto bastardo. Come minimo. Ce ne ha fatto un cazzo, praticamente. Non gli ho fatto niente. Praticamente. Ottimo. Quasi carico. Stronzo. Bersaglio perso. No, ma com'è che sono morto? Cioè, non mi sono accorto che stavo a poco di energia. Ma tu Madonna. sei vivo, che io ti vedo io. Eh sì, pure ti vedevo, ovviamente. O sparisco all'improvviso. Addirittura il rosso si fa fino da quest'altro lato. Oh cazzo, quello già sta dietro di me. Ma come cazzo mi ha fatto a raggiungere così velocemente? Ci hanno Come ammazzato. lascio da... a metà di vita comunque. L'avevo lasciato. Anzi, forse meno di Ma metà di vita. vaffanculo, dai. Sei Sì, morto? sono Ma mica si è morto. ricaricato tutto? No, 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 no. No, ok, rimane l'energia Sì, è qua. danneggiato.
Ah, questo è andato qua giù, ah, non riesco. Oh cazzo, se già vuole sparare. È finito. Perché non lo prendo? Ciao. Non posso correre, sono morto. Invece no, mi sono salvato. Muori, dai. Andiamoci. Devo salvargli pure la vita, Johnny. Vabbè. La fotto comunque, la cosa laser, le celle, tutto mi fotto. Ho letto qua non c'è niente. Subito va qua dentro, a me mi ha detto no, non ci voglio andare. Stronzo. Che stronzo. Mentre giochi con quel vecchio affare, io torno nel condotto a seguire quella cacca puzzolente. Magari mi porta da Barnaba. Non muovo di dai. Ci vediamo. Addio. Oggetti di inviare, ricordo tutto, armatura, armi. Ma cosa hai detto tu? Cioè, c'era qualcosa di... Sì, c'era la testa, però già l'ho presa. E poi hai detto proprio qualche altra bomba, mi ricordo. Non mi Aspetta, mi dà ricordo. cioè, me le prendo. Terminale, ricerca e sviluppo. Non mi ricordo, c'era la testa del coso là, eh. Intrusione non Progetto Bo. autorizzata nel settore Bravo. Attivazione Progetto sistema Bo di è la torrette fine del difensive mondo. automatico. Allora, c'era qualcuno nastro forse. Attenzione cittadini, attacco nucleare imminente. Abbandonare la L'oggetto è già zona il utilizzato da prima qualcun altro, mi possibile. dice. Grazie per la collaborazione. Altre cose perché cazzo li uccido, ma che te ne frega? No, è perché sennò non si sblocca l'aria, capito com'è? Perché l'aria non è sicura. Devi per forza ammazzarli tutti. Ma io sono... Sono quello che gliene sbatte un cazzo dell'aria. Chiudo pure la porta.
Vedi, si chiudono le sistema torrette, di torrette difensive automatico non operativo. Avvisare uno specialista della sicurezza, grazie. Che cazzo è? Che è successo? Sto morendo. Ho visto un'esplosione. Ma ero lontano chilometri, mi ha ammazzato lo stesso. Ma forse quando ho disattivato le torrette, forse sono le torrette erano. No, non erano le torrette. Dai, devo chiedere dalle valle. Adesso devo perdere tempo. Lo dobbiamo pure salvare, Johnny Five. Dobbiamo pure salvare. Dribbling secco. Oh, come stiamo andando? Questo è fallo, arbitro. Il tuo tentativo di fuga non farà che peggiorare la tua situazione. Mi chiede terminale. Dove si è terminale? Oh, ma qua c'è un'altra arma. Altre celle. Vediamo che sia munizione qua. Dov'è il terminale? Aspetta, disattivato infatti. Ah, c'è una sala. Ma chi ha aperto le porte? Ok, la porta è stata aperta. Me ne vado proprio sopra direttamente senza nemmeno ragionarci su. Mi sa che ci devi parlare tu, non ci posso parlare. Infatti interagisci. Bloccato. Anch'io. Oh, c'era. Dai un'occhiata. Vedi che c'è il lettore, mi ricordavo c'era il lettore qua vicino. Sì, ma a me si era bloccata parecchio prima. Ah, non è arrivato qua, non so. Magari! Ok, qua adesso. C'è la porta qua. Ah, qua per forza dobbiamo farci più. Ho colto il bersaglio ostile. Oh, ma non mi infortunare, cioè arbitro non fischia niente, cioè arbitro adesso è proprio fallo netto. Che deve fare più? Ok, siamo arrivati finalmente. Passiamo sto coso di merda. Sto sparando così, questo un po' di contegno, no, 29 colpi, no, un po' vecchia. Sì. Già stai morendo. Che lo sparo troppo da vicino con il lanciagranate, mi faccio pure io male. Sì, devo curare. Guarda che non c'ho più munizioni. No, già mi sono ammazzato io. Ecco, si è bloccato. Dopo un po' che spara, sì, si blocca. Sì, lo so. Senza nemmeno colpirlo, perché qua non manco colpire. No, le granate ce l'ho. Sì, si faceva proprio così, guarda. Oh, bravo. Oh, bravo. Oh, due volte. Oh, ma quanto cazzo va veloce. Se sei voluto
cazzo, ma perché non si ricarica mentre corre? Qua se c'è qualche altra granata. Qua si è rotto il lanciagranate, non ci posso credere. Ah, si è evoluto. Ecco, ora si è evoluto. Oh, capo. Vabbè. Scarica l'arma. Ho uno. Cazzo, sei morto o ti posso salvare? Sì, ma io giro l'angolo, continuo a colpirmi. Com'è possibile sta cosa? Cioè, ma arriva no, passano anche proprio pure nei colpi. È assurdo. No, no, secondo me passano attraverso le lamiere, un po' passano nell'angolo. Oh, a me sembra più lag che le... è incassato da. Cioè, io nascosto dietro l'angolo che subisco ancora tanto. Ah, vero che questa mi dà le granate. Dove cazzo l'ha lanciata? Che? La tipa, la bambina. Ma il coso dove stava? Dove cazzo? Stai in fondo là, davanti a me. In fondo si è incastrato, penso. Lo vedi là in fondo, c'è la luce. Ottimo. Si è incastrato, quindi se c'è il lanciagranate. No, si è rotto il lanciagranate, il bello. Cioè, avevo una marea di colpi con il lanciagranate, ma si è rotto. Questa tipo qua. Perché non vedo niente qua? Ma io avevo pure granata addosso, perché non me le... C'è roba qua a terra tua, prima sei morto. Ho trovato uno steampack! Spero che ti aiuti! Ah, ho steampack! Dove sta questo? Dove sta però? Lo vedo lì per terra! Ma ti sparo, bro! Prendilo! Ma mi prende per il culo questa? Basta. Raccogli quello che ti ho dato. Lo colpisco. Ok, ora lo colpisco. No, lo colpisco da sotto. Prenda qua. Meno male che si è buggato. Ah, fangula. Madonna. Mi sono ricordato che questa buttava le granate ogni tanto, però boh, non ho capito perché non le ma vedevo. Ma manco a terra. Io non vedevo un cazzo. Solo tu. No, no, manca a me. No, no. Boh, quanto cazzo le buttavo. Vedi che qua ci sta il sì, tuo il mio bottino, ho visto. Residuo. Proviamo con questa. Questo lo riesco a prendere qua sopra? Lo posso prendere? Tutto mi prendo, tutto. Non lascio niente a terra, tipo aspirapolvere. Tanto non è la mia partita, quindi posso anche rovinartela. Solo se proprio devo.
hai portato Bannaban? Questo va bene. Ok, possiamo pure... Sono. Oddio, se abbiamo fatto qui, Ma c'è un'altra stanza qua, no. Questa stanza si apre? Questa questa è l'uscita, ok. A posto. Sì, sì. No, pensavo ci fosse qualche altra cosa di qua. No, non c'è un cazzo. Ci sta, beh, ci sta roba, però è tipo... zone così. Per, vabbè, sì, un po' di luce. Sanno i cosi per riciclare e roba varia. Stesso baule mica era vuoto, no, no, era... non era vuoto. Ok, a me me lo dà vuoto anche se sono nella tua partita. Non mi caga, già l'hai preso, stronzo. Esatto, perché quello se già l'hai lottato a sta parte, sì, te la dà vuota. Tese. Riciclo oggetti, ricicla, via. Chiave idraulica, chiave idraulica. Uscita cecchino, uscita cecchino. Ok. Caschetto blu, caschetto protettivo, caschetto protettivo, caschetto protettivo. Cazzo mi dà sto casco protettivo, non l'ho mai capito. Mi dà niente praticamente, non lo ciclo. Allora, è inutile che andiamo sopra, quindi facciamo M e andiamo crater. Che pallo, ma a me 30.000 problemi da sto gioco. Cioè, quella si va ad aprire la porta, non apre la porta, ma com'è possibile? A me li ha dei personaggi un po' fottuti. Perché pure la tizia prima nella grotta pure faceva così. Cazzo, ho perso la mutazione alle ossa. Io la volevo la mutazione alle ossa. Ok, tu dove sei andato a finire? No? Ad a parlare con Meg. Crater ti devi trasportare. Okay. Ah, perché non esce la stella su di te, è vero. Che non sei il capo squadra. Bella che entra in solitario, a me non va. Perché? Ah, perché la R entra in solitario. Okay. Gailstaff, 76, ho saputo che Gay... Ho saputo anche che hai Peccato che nessuno qui avrà... Ratata di merda, ratata di merda. Che fa?
Mi ha detto pure Meg, ho saputo che hai salvato, aiutato Gaul, là, come si chiamava, e ho saputo anche però che hai trattato Rara di merda. Ottimo. Che cazzo, 76? È solo una bambina. Anche tu hai avuto un'infanzia. Anche se hai No, passato non l'ho avuto l'infanzia, infatti. pensaci. È un miracolo che. Ottima domanda. Il posto dove. Se vogliamo. Non se ne parla, 70. Johnny sarà anche. Ma so come tra. Non posso ancora. Dobbiamo parlare con Johnny, quello col vestito. Ah, quelle pistole le chiamo. E su gentile. Johnny, il mio vecchio. Per me sono tutte strane. Johnny è un. Devi manumettere. È un maestro. Si è intrufolato. E quando abbiamo. Ecco cosa fa. Pensalo come. Il problema. Ed è anche capriccioso. Siccome conosci. Conoscendoti, secondo me, buona fortuna. Questo posto fa schifo. So. Era meglio su. Aumentato pure la reputazione. Spero di trovare altri. Certo, se non ti. Quanti Parla con Johnny. Io sto parlando con Johnny. Mi senti, umani. Sì, Johnny? sento benissimo. Mi dice di parlare con Johnny. Che vuoi fare? Cioè, devo Ehi, parlare con me abitante stesso. del Vault, ho sentito dei progetti per quella vostra incursione nel Vault 79, ma vado subito al dunque. Sono dei vostri. Quel bel gruzzoletto d'oro è tutto nostro. Ok, John, qual è la fregatura? Fregatura. Prima che io accetti. Hai delle capacità. Ottima domanda. Le cose stanno. Ale e io ci siamo. Ora è tenuto Loro prigioniero. per due, Ho un piano Johnny, per ti ha liberarlo. sostituito questo, mi sa. Vabbè, Molto bene. Ti spiego. penso. La gente combatte per bene. Metà dei partecipanti. Al, non va. Voglio farti passare una volta dentro gli. Ah, fantastico. Questa Ecco come facciamo. missione che mo Entrerai abbiamo dall'ingresso. sbloccato Poi ti come di faremo. Ci aiutare vediamo là. Rarra, mi ha dato una mitragliatrice calibro 50. Invece mi ha dato un tubo di rame. Cioè, a me mi dà le meglio armi a te. A merda. Merda, la merda. Incontra Johnny, dove? Cazzo è? Il Quindi hai pallino fatto ragionare lui adesso. senza finire a pezzi? Tu e Fisher siete davvero unici. Madonna, incontra già al centro civico, madonna, dobbiamo andare laggiù. Allora, con calma e sangue freddo. Le due missioni principali sono M, no, M senza M, tab, dati, entra nel bunker, raggiungi il sito delle teste delle armi, scopri le duplicazioni e segreti commerciali. Andiamo a vedere dove stanno tutte queste missioni, che mi sa tutto sulla parte destra. Sì, sono tutti sulla parte destra. Quindi, l'ideale è arrivare al mio campo, poi scenderci qua, tutta questa zona, e sbloccare tutte le parti e fare tutte le missioni che ci chiede di fare. Quindi, forza e coraggio!
Allora, quale facciamo adesso? Vieni al mio camp e poi ci facciamo tutta la parte destra della mappa a scendere. Senza ma e senza se. Senza ma e senza se. Allora, mi devo riparare prima le cazzimbocce qua. Ok, dove sta l'armatura? Space modifica. Armatura la posso mettere, ma dubito. No, c'è un più però. Braccio destro. No, troppo sgravo. Troppo sgravo. R, armatura, via. Vestiare, bevande, materiale, sacchiotto. Munizioni. Ok, vediamo che possiamo usare qua dentro. Armi, allora possiamo anche questo fatto a mano. Un po' se ci abbiamo qualche arma. Missile, pellicola, nucleo. Macchina fotografica con l'avorto. Munizione da pellicola fotografica. Ok, per me possiamo andarcene. Cos'è, già prima dovevamo fotografare qualcosa. Non ho fatto un cazzo. Sono usciti i mostri? Ne sono andato. Vai dritto così.
insisto. Non ti voglio uccidere, no. Però tu insisti. Acido di scarto, però vorrei. Sono azzoppato pure. No, se almeno sta andando bene, no. No, no, c'è la strada da sotto. Quanto tempo ci vuole per riprendersi, dai. Vabbè. Cammina. Della strada lì sono i rospi, non c'è un cazzo. Andiamo. Allora dobbiamo andare sulla sinistra, sblocchiamo questa zona. Ah, se ti cerca. Non è che cerca te, No, no, senti proprio Johnny. Parla lo scudiero Rosen. Thunder Mountain è offline. Ripeto, Thunder Mountain è offline. Ok, scappa da qua, velocemente. Recarsi presso l'impianto per riparazioni urgenti. Perché qua c'è un altro assault drone, là. Ok, questo abbiamo sbloccata, dall'altro lato c'è un'altra cosa. Ok, dall'altro lato. Ma che sono queste cose qua a terra? Non si possono prendere? No, sti cosi che si illuminano gialli, Sono abbastanza vicino però. Ah, forse con le luci da giù. Oh cazzo. Io mi abbasserei forse in te. Ecco. Come non detto, capa. Cazzo, tutte montagne sono qua. Ma tu non sei entrato dentro l'edificio? No, no, no. Ah, ok. Mi sono entrato. Oh, caga sotto sei. No, pensavo di entrare. No, è solo per sbloccarle queste zone qui. Ah, ok. Ah, a proposito, quello perché diceva la missione, mo che ci penso. No, indaga, sono varie. Ok, sono varie. Indaga sul bunker di Ella. Ok, riesco. Se riesci a riuscire, riuscendo, eccolo lì. Non sto incazzando più. Oh, mi ha ucciso con un colpo. Un colpo. Ma chi è? Chi t'ha ucciso? Ancora quello che mi seguiva. Madonna. Mi sto prendendo uno steampack. Oh, non mi fa ancora rinascere. Solo dove sei tu mi fa rinascere.
qua potrebbe farmi ammalare, cazzo. Li stiamo ammazzando tutti i cosi. Cioè vorrei, ma non può, non riesco perché mi lagga tutto. Non ho capito. Lo colpisco ma lagga. Ecco qua, ho ammazzato. Affanculo. Allora, o seguiamo questa stradina e andiamo questa zona lì e poi torniamo da questo lato. Dai, facciamo così. No, no, c'è un altro ancora più lontano. Vabbè, dai, andiamo là. Non soffri più di arto squarciatato. Mannaggia. Era bello, era divertente. Ah, c'è quello che dobbiamo uccidere con... Yeah. Silenziatore. Ah, ok. Wow, malato. Col silenziatore, con la siringerla. Ah sì. Fatto la cazzata. Oh cazzo. Oh, non si può stare un attimo tranquilli qua. Mica che mi uccidano, è proprio un altro livello. Sempre avanti, scout. Statuetta agilità. No, ce l'abbiamo. Vabbè, che cazzo stiamo facendo qua? Il tipo mica l'ha ucciso fuori. No, però è ridotto male. Missione, ok, vediamo. Ora, dove dobbiamo andare? Secondo me qua, anche così ce lo togliamo dalle palle. Il mio coso dove sta? Sta qua, perfetto. Peggio cose becco io. Perché è beccato? Sto l'energia, non so come. Altre formiche, che palle. Le zecche? Ah no, sono zecche. Sono formiche, è vero. Non c'è niente. No, una era una zecca. Oh, ma hanno ridotto male, sì. Porca puttana ste formiche. No, predone ladro questa. Questa mica la sblocchiamo, non credo. No, c'è l'altra roba. Hai le palle per sfidarci? Ah, ora me l'ha dato, ho scoperto il campeggio. Ah, perché il campeggio è da quest'altra.
Ma perché sto convegino? Ah, oh, perché tipo con le cose... Ok. È sbloccato, vero? No. Mo sì. Mo sta. Okay. Madò, sta droppando frame da paura. Mi sono trasportato sul campo che sta sul lago. Ok. Sono messo tutti incastrato uno dentro l'altro, non ti capisci un cazzo. L'unico capitalista buono è un capitalista morto. Bene. Deposito i materiali. Perfetto. Io perché ne ho due di queste fotocamere, ecco perché non la posso riciclare, ok. Vabbè, qua siamo sul lago. Dobbiamo tornare indietro verso la D. Cazzo sia. Il campo di questo mentre si è spostato, vaffanculo. Questa la lì, eccola la lì. Questo proprio in quel momento doveva spostarlo. Sto coglione. Noi questo abbiamo sbloccato, vero? Sì. Sulla sbadiga dall'altro lato. La diga più un ponte. No, non la dico, la dico. Ah, che bello poter tagliare senza tagliare nell'acqua direttamente, senza dover girare. Ma ancora non me lo dà qua però. Ma sta parte me... già l'abbiamo fatta? No. No, no, no. Ci siamo già passati qua, no? No, sulla strada eravamo passati. Cazzo, vediamo che esplode roba qua. Non è un buon segno. Prendiamo la strada e quella là sopra, ok. L'hai sbloccata, vero? Oh cazzo! Oh cazzo. Mi pare sono sì. Là sopra, super mutante bruto. Comandante super mutante. Sì, 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 dica del crepaccio. Cada. Porca puttana, andiamocene via da qua.
Ti sento laggare un bel po', Johnny. Tanto per cambiare. Tanto per cantare. Tanto per sognare. Devo un attimo bere qua. C'è un incrocio. Guarda, da qua, cazzo, devo andare da qua, ciao. Vabbè. Saperlo, saperlo. Questo è un cadavere. Piano del governo. Ha dato l'ok. Non sapevo cosa aspettarmi, ma di certo non questo. Sapevo che il governo ci avrebbe bombardati. Ecco come fare del controllo demografico e incolpare i cinesi in una mossa sola. In questo modo ti sbarazzi delle classi più povere. Sto stando il nostro piano del governo. Sì, 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 anch'io, piano del governo. E lasci che l'esercito sistemi il resto a tuo piacimento. Guarda cos'è rimasto. Voglio vedere come farete a sistemare un mondo ridotto così, pezzi di merda. No, oh, vabbè. Ok. Questo è sbloccato, quindi dobbiamo andare solo al bunker qua davanti, perfetto. 95, iniziamo a fare la missione. Cazzo di pietra che non si vedono. Che fanno, madonna. Ok, apri il bunker e andiamo. Il passo successivo è trovare i motori di ricambio. Se non sbaglio, sono nella sala del generatore dove c'è il suo banco da lavoro. Lì avrai l'avvincente compito di trovare le serpentine riscaldanti per potenziarli. Questo faciliterà le ventole nel contrastare l'umidità della palude. La buona notizia è che ne ho due nel mio bunker. La cattiva è che te ne servono altri tre. Anche Rally dovrebbe averne alcuni, perciò controlla per bene quando sarai lì. In alternativa, pure, puoi provare nel bunker di Ella Ames e alla torre di trasmissione lì vicina. Quando ne hai recuperati abbastanza, torna qui. Ti darò ulteriori informazioni. O almeno lo spero. Ops, dimenticavo. Scenario 1. Postilla. Rally dispone di alcuni progetti che possono aiutarti a produrre equipaggiamento difensivo per questa missione. Ti aiuterà a camuffarti con l'ambiente. Le nuove meraviglie della natura non ti vedranno. Ti sarà utile. Abby, chiudo. Nuova indipendenza. Avvocalissimo. Dio mi perdoni, che Dio mi perdoni, è stato lì, no, via libera. C'è un cazzo, c'è un nastro qua sopra, ascoltiamo. Stai registrando? Assicurati che stia registrando. Sì, Eddie, sta registrando. Un altro nastro qui. E va bene, Madigan. Ci puoi spiegare come mai ti abbiamo beccato a trafficare con la nostra roba? Dai, ve ne state sempre chiusi in quei bunker. C'è un nastro per qua. In che altro modo potevo attirare la vostra attenzione? Poi, insomma, un aggeggio del genere non può non attirare la mia curiosità. Comunque, vista la vostra reazione con le armi in pugno e tutto il resto, immagino si tratti di roba grossa. Quella che hai quasi distrutto era un'esca per le bestie ardenti. È il miglior sistema di difesa che abbiamo. Wow! Vorreste dirmi che state cercando di attirare quelle bestiacce? Avete le palle, voi degli Stati Liberi. Anche se siete in tanti, non è facile affrontare una di quelle cose. Non serve solo ad attirarle. Abbiamo trovato dei prototipi in un vecchio avamposto della confraternita.
Ella ha scoperto che se riusciamo a colpire una bestia ardente con una certa frequenza, possiamo disorientarla, avvicinarci e farla fuori. Nira, Jeb hanno lavorato all'apparecchiatura. L'abbiamo testata e funziona. Beh, Rally, questo cambia tutto, se quel che dici è vero. È così, Hank. E il sistema sarebbe completo se non fosse per quei predoni di merda. Senti, se la faccenda è seria come dici, saranno gli sputafuoco a occuparsi dei predoni. Ma devo prima vedere in azione il sistema e capire come funziona. Sei pazzo se credi davvero che parleremo del nostro lavoro con un ex membro della confraternita. Ok. Se vuoi vedere come funziona questo sistema, dovrai guadagnarti la nostra fiducia. Sto aspettando che finisca prima di mettere l'altro. Ecco, oddio. Queste missioni sembrano non finire mai. Missioni senza fine. Esci, fatti prendere a botte. Sistema una cosa, poi un'altra, altre botte. Torna a casa, curati. E ricomincia da capo. A volte mi chiedo come facciamo a essere ancora vivi. Lavoriamo a questo sistema di rilevamento da un'eternità. Chissà se riusciremo mai a completarlo. Rilevatori, esche, collegamenti. Preferirei morire piuttosto che dover raggiungere un'altra torre di trasmissione. Però Rally e Niraj dicono che ne vale la pena. E io gli credo. Brutta storia quegli ardenti. E se potessi fare in modo che la gente sappia in anticipo quando stanno per arrivare le bestie ardenti e magari perfino abbatterne una? Porca miseria. Sì, ne varrebbe la pena. Note. Sono note. Aggiorni come combatte contro i cattivi. Sentilo. Sono passate due settimane da quando ho perso Trish e Marty. Due settimane da quando abbiamo perso Harpers per mano di quegli ardenti e di quell'essere infernale. Due settimane a tenere duro per Mike e Megan. Tutti gli altri. Sam, dove ti sei cacciato? Come dovrei fare senza il mio migliore amico? Dovevamo farla insieme, questa cosa, come ai vecchi tempi. E invece hai cominciato con tutti quei segreti. E non ti sei fatto più vedere. Hai chiuso la porta in faccia a Emily. E ora lo fai anche con me. Sono stato tuo amico per più di 40 anni. Pensavo che mi avresti aiutato ad arrivare fino in fondo, se solo te ne fosse fregato qualcosa. E invece hai pensato solo a te stesso. Forse non avrei mai preso la decisione di ricostruire Harper's Ferry. Miglia dei cosiddetti amici. Non avrei perso metà della mia famiglia. Ok, questo ho preso, poi dove sta l'altro?
Ok, allora, qua dove cazzo abbiamo andato? Abbiamo raccolto tutto. Poi mi dice ancora tutto. Trovano le serpentine scaldate nel bunker 3. Trovano le serpentine scaldate nella torre della trasmissione. Trovano le serpentine scaldate nel bunker 3 B. Ah, ok, sono due cose diverse, sono, ok. Sì, quella probabilmente su altri punti là. Qua non vedo sì, niente. Sì, mi mandano pure indietro a fanculo. Non so se continuare prima dritto e poi tornare qua. No, vabbè, possiamo trasportarci pure al ritiro. Ok, andiamo al mio camp. Andiamo a fare starti due bunker. Devo usare qualcosa, ma dubito. Dove cazzo sta il mio campo? Mi sono perso. Ecco. Quello che ha lasciato prima dove? Due ce ne stanno. Porca puttana. Sono si è buggato, non si muove. Certo che pure tu dopo che cazzo l'hai fatto sto giusto per lo sfizio di uccidere, poi posso pure morire. Ma niente che muore. Aspetta, ti vengo a dare la mano. Sono un po' più giù nel campo. È rimasto uno solo. Che palle però, eh. Mi ha dato manco il tempo di... Sì, ma infatti... Io sto pure laggando, all'improvviso mi trovo a saltare, poi... Se mi alzi così ti do pure una mano, perché sennò... Questo mi sa... La vedo dura. Il problema è che... Ok, eccolo. Ce l'abbiamo dietro, questo sponso. Sì, è ancora tutto così questo. Ha fatto praticamente un cazzo. No, non gli facciamo niente a questo. Porca puttana, ma com'è sta cosa? Com'è sta storia? Cazzo! Sapevo che colpiva. Aspetta, dammi un solo secondo. Ecco qua. A posto. Dove stava l'altro? Eccolo. Ci sono solo gli elicotteri che ci attaccano. Un altro dietro di te qua. Ma dai, ma che cazzo è?
Ma che cazzo è? Ma stiamo scherzando? Abbiamo usato tutto. Colpo mentre saltava sulle cose. Vediamo se ne spawna pure qualcun altro. Madonna santa, che palle. Allora, munizioni. Abbiamo un nucleo di fusione. Ma tutti i materiali. Allora, andiamoci a fare. Crea. Oh, ma perché non mi seleziona il fucile? Ah, il tuo livello non è sufficiente per lanciare sto laser gatling. Com'è sta cosa? Che livello? Che ne so, io ne ho preso uno da qui dentro dal mio. Non è possibile. Un laser gatling di livello 45. Che vuoi di più dalla vita? Ma mo non ne ho altri, porca puttana. Purtroppo pure a me è capitato un paio di volte così. Che ho prima rotto e poi ho preso l'altro e non me lo potevo prendere. Che palle. Allora, 10 mm, non mi. 10 mm. Ah, cartucce e fucile a pompa, le posso fare? Mi sembra di sì. No, ci ho utilizzato da Johnny! R4. Ricarichiamo. Niente, allora ci ha posato queste munizioni da Gatling, porca puttana, perché io? Cazzo. Allora, cipriante, provviste, varie, maschi, note, materiali, modifiche, munizioni. C'è la diffusione, questa non mi serve, granata 40 mm manco, che me la ci posato. Doppia diffusione. Diffusione. Che palle! Cioè, ci sono tante varianti di munizioni che non ne capisci un cazzo. Basterebbe solo un paio. Hanno fatto una marea di tipi. Allora, modifica. Ok, le armi, modifica riparo. Ok, ispezione, da via. Perfetto. Ok, andiamo. Dove sta? Eccolo là. Un po' prima pure si trovavano le munizioni di queste. Non si trovano anche più munizioni adatta. Quello perché dipende dalla zona, capito, in cui vai. Cambiano il loot. Infatti vedevo che molti. Oh, ma dove cazzo mi sono incastrato? Vedevo che molti tipo cercavano zone specifiche per lottare determinate cose, quindi vuol dire che il loot cambia. Odio i miei pensieri. E che ce ne frega che odio i tuoi pensieri? È un cattivo pure questo. Ah,
Cioè, le uniche munizioni che abbondano sono quelle del fucile da cecchino, no? 308, ma perché tu le consumi di meno? Cioè, perché spari un colpo ogni tanto? Oh, questo si chiede il terminale. Ma non c'era uno già... Ah, che abbiamo solo sbloccato, ci siamo entrati. Attento. 0, yes, 2, 1. TS. Manco. Quindi che è rimasto? Ma sicuro siamo già passati qua, eh? Non sembra. Sì, sì. Allora, già l'avevamo sbloccata sta zona. Però non l'avevamo... Non ho aperto la porta, sì. News. Quindi questa può essere Dank 2. Damn. Eccolo qua. Comandare vuoto da porta, apri porta. Fuck. Perfetto. C'è niente, mettiamo la combinata, ce la prendiamo. Apri. Ah, questo si fa entrare dentro, ok, carica. Ok, sento una cosa di tappi. Eccola qua. 79 tappi, porca puttana. 74 tappi a me. Porca puttana. Buono, buono. Ripeto, porca puttana. Ok, sì. Mi è uscito qualcosa di strano. Ah, richiesta scorta del governo, basta. Ah, c'è un altro strafaggio. Ok. Se vorrei, ho visto fantasticolla economica. Perfetto. Sezione di lavoro di Abby. Vediamo se ci dice qualcosa. Mi chiamo Abby. Cos'è? Che parlo, ho sbagliato. Le comunicazioni. Dove andiamo? Ah, perché questi bunker servono per rivelare gli ardenti quando si stanno avvicinando. Sì. Vabbè, dobbiamo trovare un... Cazzo in boccia, veleno per topi, batteria di fortuna. Non so, ce lo prendiamo. Un po' particolare come oggetto. Scacchiera. A quella missione forse? Penso di no. Inseguitezza. Il gran giorno. Se non ci interessa. Proposte. Notifica di lista dei liberi. Bestie ardenti. Scrivo bestie ardenti. Ti lascerò un cazzo. Nel bagno c'è qualcosa. Porta lo specchio. Spazzolino da denti. Tanto deve capire perché è bruciata. I libri sono bruciati. È probabilmente le radiazioni.
Qua c'è un altro olonastro. Olonastro, non l'ho visto. Sono tutti andati. Sto prendendo un baule. Un altro terminale ancora. Sono due terminali. No, qua, qua dentro dove sto io. Ok, fammi vedere prima dove sei tu, se no mi dimentico. Ok, non ho nastro. Ah, ma già abbiamo visto solo nastro. Non so perché io ce l'ho già presente dietro la... Boh, ma lo prendo lo stesso, no? Ne sono certo. No, invece no. Tutti quelli che conosco sono morti. Se avessimo lasciato perdere questo stupido sistema, sarebbero ancora vivi. Beh, sapete che c'è? Se siete tutti morti, allora no, non qua l'abbiamo già visto. Non potevamo semplicemente stare nei nostri bunker. Perché uscire? Preferirei vivere sottoterra mangiando carne e creme tutti i giorni, piuttosto che stare qui da sola. Mamma, papà, mi mancate tanto. Me la ricordo solo nastro. Quindi ci siamo già passati. Sì, sì, qua ci siamo passati. I miei amici, la mia vita. Dicevate che sarebbe andato tutto bene, che era la cosa migliore da fare. E adesso, come faccio ad andare avanti da sola? Non voglio. Vorrei solo che tornasse tutto come prima. Eccola qua, per pentina riscaldando, non ero mai detto solo. Ok, vediamo che altro bunker dobbiamo andare. Bunker di Hella. Dove sono morto prima? L'armadietto sopra, cioè c'è un mobiletto sotto e l'armadietto, i pensieri sopra, sta scritto armadietto. Lo vedi il pallino, non lo vedi tu? No, perché forse già l'ho prima, se la serpentina riscaldante del bunker di Ella. No. E qual è? Serpentina riscaldante al torre di trasmissione. No, già l'ha presa. Ah, già l'ho presa, sì. Abby, perché... bunker di Abby. Teletrasporti da quest'altro bunker. Sì, perché qua non mi dice niente. Questo è il bunker dove eri entrato prima tu, per scappare dal mostro. Ok, caccio rapido. Dai, dei colpetti di lag, ciò? Assurdo. Sì, ma anche a me lag, ma non ho capito, ma è sto gioco che richiede troppe risorse. Ma lag proprio, secondo me sembra internet il problema. Ho capito, ma io con gli altri giochi online non è che lag in questo modo. Qua è lag in modo sceno per parecchie volte. Per quanto tempo? Paio d'anni. È impossibile che tutto questo sia soltanto opera delle radiazioni. È quello che non mi spiego, hai capito? Questi rampicanti rossastri sono ovunque. E non si era mai visto niente del genere prima d'ora. Ho visto un rospo così grande che non entrerebbe in una vasca da bagno. Bunker di Ella Hames. E gli insetti, roba da incubo. Ho cominciato a raccogliere dei campioni. Una cambiale, un rotolo di carta igienica. Potremmo usare le piante per dei trattamenti olistici. Rally sta lavorando su alcuni test dell'acqua e del terreno. Dovremmo essere grati che almeno l'aria sia ancora respirabile. Questo posto, però, ci sono cresciuta e lo riconosco a malapena. Non eravamo pronti per una cosa del genere. Tossicità, qualche mutazione, questo sì. Ma credetemi, Darwin andrebbe fuori di testa. Pagherò birra. Tutto questo. Cambiale, tutta la birra. Solo su quello sulla carta igienica. Allora, un altro olonastro qui. Porta aperta, vediamo la nostra porta di missione fino da dopo.
Eppure mi ricordo c'è un'altra porta. No, ho detto. Ah, ecco. Basta cambiarli. Ora mi serve pure il piombo, quindi mi fa più tutte le scatolette. Ah, devo pure dire pure qua. Ok, per terminare. Ah, ma è una missione secondaria, trovo la ricerca di Ellie. Ok, devo andare all'altro bunker. Dove sta l'altro bunker? No, non è un bunker. Ok. È la torre di trasmissione, sì. Ok. Un attimo in bagno io.
questo. Questo. Umani deboli. No. Guarda che botto mi ha dato. Razzi roba c'era questo. Ma c'era uno sopra, l'ha ucciso? Sì, sì, l'ho ammazzato. Ok, qua c'è la serpentina, perfetto. Io ho aperto quel bauletto sotto al letto là. Ok, non sembra esserci più niente. Terminali. Sì, questo c'è un terminale qua. Terminale di trasmissione del sistema delle gestioni di emergenze. No, questo serve solo per mandare il coso, non ti dà niente. Cazzo, che male mi fa? Quanto cazzo di male mi hanno fatto questi due torretti qua fuori? Sì, le torrette sono rompipalle da... Da sopra gli dice c'era qualcosa, no, c'è niente. Ok, ci possiamo andare a fanculo. Dove dobbiamo andare? Per andare a fanculo. Il bunker di Abby, quindi di nuovo al mio camp. Viaggio rapido. Andiamo al campo perché ci svuotiamo. Vediamo se non esce qualcun altro che mi vuole uccidere.
faccio adesso? 12, 26, 10. Armatura, mettiamoci questo. Riciclo oggetti. Ok, allora ci abbiamo due cose, ci abbiamo quel cerchio qua vicino, quasi quasi. Trovo la ricerca di Ella, quasi quasi. Andrei a vedere. Anche se è una missione secondaria, ma è qua vicino. Cazzo, quante ne sono? Si fa da solo. Ah? Non capivo da dove stessi. Vado giù. Spada da ufficiale cinese. Tasche piene, sbloccate. Ma che io, man. Okay. Ma secondo me andrà a cercare. Ma tu ce l'hai? Cerca. Trova la ricerca di Ella. Sì, 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 sì. Guarda, dove sta sopra? Scatola di munizioni. Ricerca di Ella, sta qua. Ok.
piano sopra. Poi ci stanno un po' di munizioni sopra. Ma ci abbiamo un altro tipo, esplora il capanno pure, io c'ho. Leggi la ricerca di Ellie. Sì, in varie, esplora il capanno. Lettera Jack, questo no. Dove sto? Leggi la ricerca. Negli olonassi. Sì, olonassi. Dei fiori fruttati. Che si deve trovare qui? Abbiamo detto il cadavere là a terra, cioè okay. Guarda nel cadavere, c'è la ricerca, una ok si sì, ricerca di Ella e poi te lo leggi tutto quanto. Ascolta la stazione di segnalazione di traccia radioattiva, ok, eccola qua. Perfetto. Tieni farina. Tieni farina addosso. Ascolta la stazione del segnalatore di traccia radioattiva. Ascolta la radio. Sì. Come l'altra missione, come diceva 0%, ci dobbiamo avvicinare. Ma quale capanna lo intende questo? Ah, c'è un capanno dietro di noi. Dove sta sto capanno? Segui. Ah, è vero, laggiù. Sì, lo segnala pure a me, il puntino. Sì, anche a me. Dove c'è là sotto? Niente. Comunque, potenza del segnale, traccia radioattiva, zero. Sì. Zero. Forse non è qui da cercare. Secca schifosa. Munizioni a terra qua, la scatola. Sì, visto. Vediamo un po' qua, carica dati. Arriva un tizio, qualcuno che mi sta attaccando. Tutto pronto. Le condizioni. Snelli. Ciao del giudizio. Nuovo mondo. Bella ste zecche, c'hanno il disegno di un teschio sopra. Sì, ho visto pure. Cazzo so. Allora, diario. Ok. Secondaria, una soluzione bio. Ma che cazzo, se è vicino si può pure fare, ma se no sono pure a fanculo. Ah, sta qua sotto, infatti. Tieni farina bio, la farina d'ossa. Ok, la possiamo pure fare, ma no? No, c'è un cazzo. C'ho veramente talmente tante malattie addosso che non ne ho idea. Ho visto. Da dove? Dove di lì? Di dovito. Rimedio. Ok. Detto pure. Ok,
Ok, le farine d'ossa sto qua intorno, cioè sto qua giù. Devo mangiare, devo bere, aspetta un secondo. Oh cazzo, una granata! Mi fa uccidere, sì? No, all'improvviso così, mi è arrivata una granata... L'oltretombo. Sì. Una trappola. Oh, c'è un fiume qua. Io lo posso attraversare tranquillamente. Io no, ma lo attraverso comunque. Eppure non hai preso radiazione. Tre, certo. Io lo posso pure nuotare in acqua. Non prendo radiazione. Che non la prendo sta lucciola? Posso ucciderlo. Metri, ok, ottieni farina d'ossa. Ah, ok, pure il potenza del segnale ora c'è qua. Sì. Vedo pure un qualcosa che lampeggia di rosso da terra. Sì. Che cazzo? Ah, c'è il... Ah, il codice è bravo di questo, Ci stanno i predoni maniaco con là dentro, non lo vedo tanto... Calma e tranquillo. No, è pacifico l'amico. A me esce rosso. Ti tengo d'occhio. Cosa? Ma è rosso. Si vede che sei antipatico. Sei buggato, è rosso. Infatti non mi spara, però. Gli sei antipatico, gli stai sul cazzo. Ma no, non preferisco assolutamente stargli là. Altro pedone maniaco qua fuori, boh, mi sa perché mi disegna rossi. Se vuoi sopravvivere, devi scendere a compromessi. Io glielo una cassaforte livello 2 qua. Io la posso aprire. Colpa mia se non mi hanno ascoltato. Che t'ho perso di vista a te? Sto qua, sto ancora dal pedone qua. Ah, sopra, sai. Ciao, vecchiarella, ciao. Io arrivo dall'altro. Che vaffanculo. Vado giù. Che cazzo ci sono le trappole qua? Allora, sta farina d'ossa dove la dobbiamo cercare? Qui dentro. Secondo me dobbiamo segnare. Seguire questo segnale. 41%. 36, non sto allontanando. Andiamo di qua. 45. Ehi, niente movimenti improvvisi. 45. 47 a me. Ma è sceso, quindi di qua. 45. 40. Qui è sceso 41. Sta qui a... dall'altro lato. 41. 46. 41. 59. 45. 70. Attenzione, c'è il Death Club Alpha. Ecco, ho fatto 84. Sono 2. Aspetta, con Alfa. Ma il campo dei predoni che ci danno una mano. Sì, secondo me è la miglior pensata. Ok, ciao. Vorrei ma non posso. Lo spara. Oh cazzo. Sto scappando sopra, attento qua. Granate gli lancio l'arma. Guarda quel povero pre... Ma chi è che mi ha colpito? Mi stai attaccando a me il questo predone, perché? È vero. Pure quest'altro. Ma te non ti attaccano? No, a me sono bianchi. Non li voglio uccidere perché secondo me ci
ci possono ancora servire, però. Eccolo là, l'altro. Eccolo qua. L'ho attirato, sta venendo. No, non vi. Eccolo qua, adesso sì. Nessuno mi attaccasse a me, ma attaccasse a lui. Un cazzo! Qui mi ha beccato, sto stronzo. Ma a me mi sta attaccando tutti i sedili. Difficile, un'altra cosa. Ucciso? Boh, ma non so se stanno sparando a te o al coso. No, sta ancora qui intorno. Eccolo là. Cosa di livello? Andiamo a vedere che c'ha da. Io l'altro non l'ho visto da. Ma che cazzo c'è da me? Che palle però, eh! Vabbè, ma questi sono facili da ammazzare. Ho capito però. Pure mutato. Ho trovato un mattarello grandissimo, altro mattarello. Dov'è? Ah, l'altro? Invece l'altro. Infatti ma non mi attaccano più si tipi. L'altro era lì in fondo. Ma perché mi vedevano che sparavo? Che sparavo e quindi loro rispondevano al fuoco. Eccolo qua, per qua, sta qua. Pronto, allora noi dovevamo andiamo andare di qua, guarda, eh? 33 31 no, già perso il segnale, già è diminuito, allora, 40 qua, qua aumenta, adesso fuori mi sa, dove erano i cosi? 37 no, si è perso un'altra volta, 38 37 56 53 qua. Stendi la pizza. Magari cazzo, magari 67 65 qua. Non è che erano quei cosi che 80 65 è aumentato. 74 qua è sceso. 59 54 qua. Ma perché è sceso qua? Non ha senso. Si è tornato dove stavo prima, è sceso. Sì. Pure qua sta scendendo a manetta. Sto fermo. C'è qualcosa che non capiamo. Infatti. 47, poi è sceso di nuovo. Ma com'è? Ma si muove? Che roba è? Che 48, qua aumenta un po'. 51. No, ma che cazzo, li becchiamo. Li becchiamo sempre. È stato per almeno mezz'ora. No, ma hanno fatto proprio una merda a metterlo con i server online. Doveva essere che uno stava e l'altro giocava insieme. È una merda così, sto facendo. 48, 34. Niente. 70%. 70%. Ma io non mi sono mosso, è aumentato. È quello che non capisco. 76. Poi è aumentato il punto percentuale. 79 e 63. Come aumenta? 97. Ah, sono i nidi irradiata dai nidi di Deathclaw. Quindi? Sarà vicino a questi nidi o vicino a questi tipi che si muovono.
perché prima quei due stavano lì. Ma è e infatti sta diminuendo. Dicevo... Ma sta diminuendo all'improvviso. 10, 9. Boh, non lo, io non 24. L'ho capito. 24. Sta qua, vedi qua, vieni qua, vieni qua. Questi sono i nidi dei tipi. Fa una corsa nel bosco. Nel bosco radioattivo è con... L'hai preso, Johnny? Sì, 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 ho preso tutto. Ok, ottieni azoto, ottieni fosforo, ottieni potassio. Che cazzo dobbiamo fare? Ah, ok, questa zona qui dobbiamo andare. Vabbè, la lasciamo lì. Dobbiamo tornare al mio camp e andare a quel bunker là vicino. Ok. Fai i nidi, no, li scopro i nidi. Ah, aspetta. Aspetta cosa? Esci. Almeno il principale, almeno cambiamo server. Ma sicuro che è solo questo server? Ah, che cazzo, è... i servizi di gioco. Sì, i servizi di gioco. Culo. Sì. Quindi non ci conviene andare a fare questa missione, mi sa. No. Vampiri, che c'è che nei vampiri? Dove l'hai visto questi vampiri tu? Chi è che ha visto i rami dei vampiri? Uno in chat. Ah, stai buttando a caso? Ok. No, è roba radioattiva, è esplosa una bomba radioattiva, non c'è più niente. Gli animali che ci stanno sono... Tutti mutati. Sono tutti mutati. Quindi che si fa? Usciamo? Io quasi quasi ci proverei ad andare. Quando manco. Oh, questo non mi dice niente, Johnny, vieni qua. Aspetta però. Che sta al tuo camp, porca puttana, stanno tutti sti Mielrook qua. Mamma mia, che palle. Giusto, giusto. Fallout comunque il gioco. Vabbè, sta scritto sotto. Non riciclati. Ok. Qua non ci dobbiamo entrare a riciclare. Vediamo le armature come siamo messi. Mi colpiscono sempre questi bastardi. Da cacciatore, aspetta, aspetta, aspetta. Questi armature, trace cacciatore, meno e più. Mi interessa allora. Torace di metallo. Dove sta il torace? No. Questo più 27, gamba destra. Oh cazzo, gamba destra. Di 15, 36, 10. Lasciamo così, oh. Ah, mi cazzo in gonnella, scusami. Purtroppo è in pantalone, non ho trovato la gonnella. Il miglior vestito è sempre quello, il costume da bagno iniziale. Invitami Ante, perché mo sei uscito e... Aspetta, lancia granate automatico. Se me lo salvo. Livello 40, allora esc z social, non ti vedo. Mi sto unendo a te, infatti non ti posso invitare nella squadra. Stile topona, c'è secco topona, non sono manco figa così vestita normalmente. Sì, lo sono. Questo lo devo posare, quindi posiamolo. Questo lo posiamo. Mattarello, ma come si fa a trovare il mattarello? Cioè, non so. Johnny trova le armi mega fighe e io trovo i mattarelli. Come non hai visto il costume? Era uno dei primi vestiti che ho messo.
vista, riciclo tutti i materiali, non ci sta niente, quindi possiamo depositare. Tutti i materiali. Ci sei Johnny? Sì, sto arrivando al tuo camp. Johnny? Dammi un secondo a me. Ecco qua. Ok. Dobbiamo andare qua. Ciclo oggetti. Ciclo tutti i materiali. Deposita. Dove sta la cassa? E trasferisci. Impasti. Ma magari potessi impastare. Invece non posso impastare niente. Ma farei pure una pizza. C'ho pure fame. Allora. Ok, andiamo. Aspetta, voglio un attimo togliere le missioni che non ci servono. Secondarie, che ho messo un casino di missioni secondarie. Giornaliera, eccola qua. Regina della caccia. Incontra Johnny, ma Johnny sta qua. Perché mi dà una missione incontra Johnny? Hamburger da 250 grammi. E che sono 250 grammi di hamburger? Antipasto. Okay. Diglielo, chi è che si è mangiato l'hamburger da 250 grammi? Ryu qua si chiama, no. Mirko in realtà. Mirko Senen, ah no, quello era Marco. È un bel pezzo di hamburger, Mirko 250 grammi. Ma che sarà antipasto sarà? Antipasto? Ok. Eh sì. Sto cercando di... Ah, sì, sono 250 grammi, allora per rimetterti in forma, sì, hai ragione, va bene. No, guarda, dobbiamo sempre aprire al terminale, che palla. Arms. Niente. Dove? È grandissimo. Cioè, ogni volta lo devi hackerare, sto coso. Porca sì. Puttana. Forse perché siamo usciti dal server. Scusa, pure il gioco la sgama. Che cosa? Ah, per me. Ma mi dessero la pizza piuttosto. Invece del mattarello che me la devo pure fare. Ok. Scarafaggi. Ciao. No, non è qua. Qua dentro. Qua dentro. Allora. Ok. Quindi che dobbiamo fare? Crea i motori potenziati. 5. Eccolo qua. Motore potenziato. 1, 2, 3, 4. E 5. Perfetto. Subito esco. Così lo fai pure tu. E aspettiamo. Attacco il titano e torno. Attaccalo bene il titano, eh. Ok, fatto. Allora dobbiamo andare qua. Seleziona motori potenziati qua, sul terminale motori. Per rilevamento a terra. Motori potenziati, ecco fatto. Ok, fallo tu, che dobbiamo aspettare. Per prima cosa dovrai riparare i rilevatori di ardenti della palude boscosa. Poi, quel collegamento andrà allacciato alle antenne sul top of the world. A quel punto, potresti aver incontrato un'adorabile Miss Nanny chiamata Rose. Ho programmato un olonastro per lei, devi darglielo insieme al collegamento. Serve a spiegarle quali vantaggi potrà avere, in modo da convincerla ad aiutarci. Quella Miss Nanny è fondamentale per l'attivazione di quel collegamento. E se mi escono da... non basta quello. Devi tornare qui. Proprio così. Non abbiamo ancora finito. Ti pare che non abbiamo ancora finito? È troppo facile. Che dobbiamo fare? Prendi l'oronastro per Rosa. Giusto, Rosa. Ma prendi l'oronastro, quindi è sempre qua dentro. Dove cazzo? Sta qui dentro, dentro sta scrivania. Prendi. Oh, sotto di me. Che cazzo? Ecco perché non lo vedevo. Ho preso io adesso.
Potenze rivelatori ardenti. Dove lo dobbiamo fare questo? Sempre qua? Sì, sempre di là. O no? Non me lo segna no. Qua però. Però è sempre qua vicino. Forse è appena fuori. Indaga presso questo luogo, sito beta, sito gamma. È qua davanti, forse dobbiamo uscire. Sì, penso pure io. Anche se... Che a me non mi, no, non mi indica niente qua. Sì, sì, l'unico punto è l'uscito. Ora me lo segno, l'uscito. No, a me non ancora. Vabbè, usciamo, ma se poi rientriamo non è un problema. Dacci dentro, ma in che senso? Specificate le certe cose, eh? Cioè... Allora, eccolo qua, 25 metri giù. Eccolo qua, sta qua fuori. Ma questo è il primo, giustamente. E gli altri? In Culonia. In Culandia. Un altro sta qua giù. Sì, sto cercando un posto per trasportarci. Che poi più giù sa ottieni azoto, fosforo e potassio. Sì, ho visto. E poi gli altri dove stanno? No, stanno qua giù. Dobbiamo scendere per forza. Oh, via ce la deve far fare per forza. Sì. Diga del crepaccio, mi sono trasportato. Sì. Cioè, tutta sta strada dobbiamo fare. Porca puttana. L'area qua, giusto? Sì. Dobbiamo fare tutta la strada, in poche parole. Sì, no, ma tutti quanti, sì. Non sto vedendo qua dove dobbiamo andare. Dobbiamo attraversare lo sto ponte. Ok. Ma in alfa 15.000. Sto in gamma anche che stavo di lamentarsi per quello. Brutte persone stanno in gamma. Oh, brutte persone. Ok, secondo sta qua. Ci sei tu, Johnny? Sì, sto arrivando. Ok. Quasi quasi. Impianto chimico, vogliamo fare una missione secondaria. Me la farei dopo, dai. Ma ci sta pure il sito Delta e il sito Epsilon. Nuovo indicatore. Viaggio rapido. Messo modello della notte. In che senso che è scuro ora, Twitch? Si può mettere, sia chiaro che è scuro. Io ce l'ho sempre scuro, tra l'altro. O forse la modello della notte al telefono. Allora, io voglio andare a sbloccare queste zone qua, però. Che non devo ancora sbloccare. Dov'è il puntatore? Sta qua. Chiederò se qualcuno ha bisogno di aiuto. Wow.
Oh, c'è tutta una... Sì, ma io lo preferisco infatti nero a bianco. Bianco mi acceca sempre. L'acqua potrebbe farmi ammalare. Bene. Bene. Oh cazzo. Oh cazzo. Porca puttana. Che cazzo mi svegliato, Ante? Porca puttana. Questo è un demone egizio. Ehi, ma stai seguendo Ante? Perché me lo stai appresso a me? Ah, finalmente. Mi sono salvato io, ciao Johnny. Bastardo. Ma che era quel coso? Che Madonna, cosa cazzo era? Il mostro finale del gioco. Porca puttana. Ma poi bello, mi sono trovato proprio di faccia, sì, proprio all'improvviso. Davanti a te. Madonna. Sento pure i rumori strani qua. Ah, sono di quelli colorati. Sì, qua. Sì, quei cosi che ghiacciano e... Vabbè, io l'ho scoperta qua. Quasi quasi, me ne andrei pure. A me non mi ha dato niente. Vediamo se... Abbassati. No, cazzo, non possiamo... Questo cratere doveva darlo come scoperto qua. Sì. A me non me lo dà. Sì. E allora è più vicino. Mi sto avvicinando. Il problema è che si stanno avvicinando. Vorrei... Eccolo qua, grandi fauci, eccolo qua. Se tu cammini abbassato, non fanno fatica a vederti. Felce mutata ce la prendiamo. Birra ce la prendiamo. Oh, io c'ho fame, voi parlate di pizza, mannaggia a voi. Non usare i miei gusti di pizza. Facendo finta che siano i tuoi, vecchiarella. Ah, la rana era. Ok. Ok, ho scoperto pure quest'altro. Tu ci sei dietro di me? Sto arrivando, sì. Ok. Allora. Ora andrei. Perché tanto non c'ho voglia. Mi teletrasporta alla stazione che già ci abbiamo. Salsiccia sbriciolata. Cioè melanzane, patatine e salsiccia briciolata. Bene, sbriciolata. Ottimo. Cioè, sta facendo un panino, ti sta facendo una pizza. Come la mia? Dove è specificata la mia? Sì, un kebab in pratica, avete fatto. No, no, il panino del kebab pure va bene, guarda, mi accontento. Se me lo portate pure, lo mangerei volentieri anche a quest'ora. Senza tanti problemi. Ti sei trasportato qua, Johnny? Sì, in caricamento. Ok. Ok. Posto in pacca. Andiamo dritto per dritto. E dovremmo trovare... Sì, ma il problema mio, Mirko, è che non c'ho voglia di farlo. Lo farei pure io, ma non c'ho voglia. Ma chi è che spara? Ante, questo ce l'ha con te? Eh sì. Ma si stanno picchiando là di loro. Meno male, un death claw.
Andiamo a sbloccare su. Ma questo qua non ci ha dato niente però. Questa zona non ci ha dato niente, questa struttura, può mai essere? Ma io non vedo niente sulla mappa qui, eh sì, lo so. Rana pescatrice malata che sta picchiando. Eccolo qua, scoperto sottostazione. Oh cazzo! Sì, non c'è tanto vicino, cioè avvicinati fino alla rete e te la do. Non mi dà niente a me. Eccolo qua, dopo un'ora. Sì, sì. Spaghetti a quest'ora. Perché qual è il problema? Vabbè, la pasta la sera è un po' pesante, effettivamente. Eccolo lì. La pasta è un po' pesante. Non è mai pesante la pasta. Siete matti. Come siamo matti? Questo mi sta sparando a me, secondo me. Oh cazzo! Super mutanti! Sono il futuro! Oh, questo c'è proprio con me. Io scappo. Allora, stanno prendendo con Johnny Five e lui scappa. Vediamo qua se mi dà sta città, qua sicuramente è una città. Non mi dà niente. Cosa sei tu, cazzo? No, altri cani. Si mette un po' stomaco. La pasta, questo... Esatto, la spaghettata di mezzanotte non l'hai mai fatta, scusatemi, cioè... In che mondo vivete? Un mondo senza la spaghettata a mezzanotte. Ho trovato la moto, Johnny, ho trovato la moto! Oh, attimo! Cazzo, pure, si è pure... mossa. Oh cazzo, ma che è successo? L'ho buttato giù. Ok, abbiamo scoperto questo, dobbiamo andare sulla destra a scoprire quest'altro posto. No, al massimo una pasta antirimorchio. Perché si usa... ma... È bello magna, rega, ne di rimorchiare. Non serve. Tutto sopravvalutato. Cos'è Johnny? Ah, vedo ancora gente che ti segue. Sì. Io no, sono normale. Che senso, vecchiarella? No, sei morto. Cioè, si sono moltiplicati. Ne erano un paio e se ne sono diventati 5 o 6. Ok. Scoperto pure la capanna qua. Se riesce a venire qua. La mano sarebbe gradita, gradita. Ante. No, ma perché queste cose? E poi senza mano come faccio? Ok. Ma sei morto di nuovo, sempre lì? Sì, ho chiesto la mano, entra qui. Ok, vediamo un po' che ci sta. Non vedo nessuno, ma dove cazzo stavi? Zanzare, sono... ho un coso per riciclare, ma non capisco tu dove sei. Perché non ha spawnato da tutt'altra parte. Oh, addirittura una zanzara qua mi ha dato munizione 10 mm. La panna di fratelli Sunday. A posto. Vieni verso di me ora. Sto arrivando.
Poi devi vedere il tuo cadavere dove sta. Sta qua. Ho quasi non ho incontrato nessuno. È perché saranno ritornati tutti al punto di partenza. Brutte persone. Ho fatto una spedizione per ucciderti, Johnny. Esatto. Vabbè, Mirko, pure tonno e noci facciamo la bomba. Cioè, per tonno e noci, non credo proprio. Ok. Qua dentro c'è qualcosa. Due pullman qua, sono stati intelligenti a fare questa base così, questi. Ho usato due pullman, uno vicino all'altro. Bravi, bravi. Ho fatto riciclare tutti, non mi ricordo. Riciclo oggetti, no, non l'avevo fatto. Albeggia qui. Albeggia. Ah, no, qua l'abbiamo scoperta la cavana, giusto? Sta qua, perfetto. Quindi scendiamo e andiamo verso il quadratino. Ok, ce la facciamo tutti quanti. Buonanotte Mirko, ciao. Cioè prima mi ha fatto un'infame, poi se ne va, è brutta persona. Miss Nanny. Bonjour, mi chiamo Miss Nanny, è una storia... Oh, eccoti, non riuscivo a trovarti, mon petit. Mi hai fatto stare così pensiero. Mon petit. Allora, Johnny, abbiamo due opzioni. Sì, che facciamo? Il... Troviamo sto forte... Defiance, dai. Ok. Abbiamo dritto per dritto. Cazzo, c'è una montagna, altro che dritto per dritto. Oh, ma sta moto sta pure in piedi, La possiamo mettere in moto? Sì. Vaici vicino, cade pure. Cioè, ma non mi è caduto. Certo. Anni e anni di esperienza in DayZ sulla moto, vedi tu. Sta morendo pure di sete questo, ma sembra mangiare, bere, me lo so, Acqua purificata, acqua purificata. Cibo per cani, a posto. Si è bloccato? Ah, ok, la tua linea. Ok. Campo avventura. Noi atterriamo sempre dall'alto, tipo. Oh, che cazzo dobbiamo? Sto stronzo. Funzioni. Allora, lo stai prendendo dunque. Allora, qua che cazzo dobbiamo fare? Scopri l'ubicazione di forte. E che dobbiamo fare? Abbiamo già qua intorno. Aperta. Quindi? Munizioni qua, cartucce per fucile. Va bene.
Allora. C'è niente. No, cazzo, non volevo. Mi fa saltare più. C'è un po' di gente là dentro, eh? Da lì si scendeva comunque. Sì. Adesso... Okay. Proprio le frecce che giustamente indicavano da lì, noi... Boom! Uno era il buco, eh! Uno! E l'hai pigliato proprio bello, però... Preciso, preciso. Esatto. Ok, ci sono messa un'altra. Ok. Ui, stai calmo. No, mi sono passato qua dentro, mi fa so. Che cazzo ti vedo? Ah, sta laggiù. Ok, qua dove? Da dove? Ah, eccolo laggiù. C'è pure la tuta atomica. Trasferisci e mi fotto subito i 51B. Fa niente che vado lento. Colpo da sparo. Pagina del diario anonimo. Armi, binocolo, carabina combattimento. Un olonastro qua. Carabina. Ma vengo un attimo svuotando. Dove sono un quintale sti cose, ma non. Lo nostro, adesso due. Tanto forse un rumore di qualcosa. Che silhouette. No, non è qua dentro. Quella cassaforte l'hai vista tu? No. Com'è che lo sento di là il rumore quando andavo qua e l'inverso quando sto di qua? Sembrerebbe sopra. Che cosa? Il rumore della statuetta? Sì. Vabbè, poi vediamo. La cassaforte dove sta? Guarda tutto qua.
birra. Terminale. Appalachia in ascolto, capitano. Molti di voi amano l'America, ne sono certo. Le care vecchie stelle e strisce. Ma quelli tra cui hanno servito a qualcosa sanno la verità. Perché quanti ne hai trovati? L'America. Quattro. Ha fallito. Quattro. Io ne ho trovati due nei dormitori. Gli altri due dove sono state straziate. Sono sempre nei dormitori sotto il letto. Ah, ok. E certamente non gli uomini e le donne che ogni giorno danno la vita sul terminale qua. Che Dio li benedica. No. No, che peso due vite. I suoi leader. Senatori, generali, presidenti. Tutti quei bastardi. Altro lo nastro pure qui. Il loro fallimento ha mandato in pezzi l'umanità. Ma mi guardo intorno stasera e vedo dei sopravvissuti. Gente troppo testarda, troppo ostinata per morire. Abbiamo combattuto, abbiamo resistito e ci siamo guadagnati il nostro posto. Ma avere una casa non può bastarci. Meritiamo qualcosa di più. Sto parlando di uno scopo. Ma non possiamo più cercarlo nella vecchia America. Dovremo costruirlo noi. Dunque stasera spezziamo il pane della fratellanza. Altre munizioni qui. Insieme un legame nuovo. Pesante, no? Caso del soprintendente qua. Qualcosa di cui andare fieri. Qualcosa su cui porre le nostre fondamenta. Ci terremo stretto quel che di buono poteva offrire il passato. E un giorno reclameremo quello che abbiamo perso. Forgiamo insieme una confraternita d'acciaio! Complimenti, cittadini dell'Appalachia. Il paladino Taggerty mi ha detto... Oh, io ho trovato un altro pugno potenziato, lo vuoi? È costata cara. Le generazioni future mi ringrazieranno. È quello che sto usando io come arma da mischia. Oh, è buttata, era. Ma non è per questo che vi sto parlando. Eccolo qua. Una delle direttive principali della compagnia è la ricerca costante di tecnologie di valore, di qualunque cosa possa contribuire ai nostri sforzi. Ma ovunque io guardi, vedo solo caos. Siamo avvolti dalle tenebre. Siamo tornati ad essere poco più che cavernicoli. La civiltà. Questa parola è un chiodo fisso per me e ci penso tutti i giorni. Lizzie ormai ne avrà le tasche piene. Per ricostruirla, per rivendicarla, i nostri successori avranno bisogno dei segreti del passato. E c'è il rischio che quei segreti possano andare persi per sempre. Finora i nostri scribi hanno protetto i cavalieri e hanno mantenuto efficienti le nostre basi. Ma è necessario un cambiamento. La confraternita non sarà soltanto una forza armata. Saremo molto di più. Allora, detto nei dormitori stavano sotto i letti. La civiltà. Per fare questo dovremo recuperare c'è un'armadietta. Guarda l'armadietta che ho aperto, l'armadietta con la forcina. Okay. Che contenga informazioni sul vecchio mondo prima che sia troppo tardi. I nostri scribi custodiranno queste conoscenze e forse riusciranno anche a farle progredire. E i cavalieri li proteggeranno. È un guscio resistente attorno a un seme fecondo. Chiave del deposito sicuro. Quando arriverà il momento giusto, quel seme darà i suoi frutti. E qua negli armadietti. La civiltà verrà alla luce. Noi. Ah, ok, noi questa siamo è una roba diversa. Ah, eccoli qua gli altri. Qual è l'armadietto questo? No, no, in questo. Qua, vedi. Questo armadietto qua a sinistra. Ah, è quello giù che ho aperto io. E saremo noi a farlo. Sono certo che avrete delle domande. Il paladino Taggerty vi saprà rispondere. Ho piena fiducia in voi, cittadini dell'Appalachia. Oh, non mi fa prendere quest'altro lonasso. E chiudo. Ok, mettiamo il lonasso lì. Marge. Passaggio a Marge. Continuo a registrare nella speranza di tornare. Vedremo se sei blava, vedremo. Vicino a Grafton ho trovato la cosiddetta confraternita d'acciaio. Stando alle voci, pare si tratti di una strana setta militare. Vederli in azione mi ha ricordato la mia unità. La grinta, l'approccio in stile colpisci e terrorizza. I predoni erano spacciati.
poi sono stato avvicinato da un certo cavaliere moreno. Un tipo a posto. Mi ha fatto ricredere sul loro conto. Gli ho detto che avevo servito ad Anchorage. E così mi ha chiesto se volessi unirmi a loro. Marge, mi dispiace. Ho fatto più di 600 chilometri da quando sono cadute le bombe. Di questo passo potrei metterci 100 anni a raggiungere il Texas. Ho bisogno di un posto dove stare. La confraternita potrebbe essere quello giusto. Ora voglio da sopra perché sento sempre questa cazzo di statuetta. No, sono proprio idiota. Perché? Ho appena distrutto il guanto che mi avevi dato. Lo volevo provare, ma vaffanculo a me. L'hai riciclato? Mm-hmm. Scassamento di palle. Stiamo ancora qua dentro. Perché non riesco. No, non mi fa muovere qua dentro. No, non puoi entrare, pure io ci ho provato. Ok, questo l'ho sentito. Ma guarda, lo sentivo pure io, nostro. Marge 2. Sono Marge. Qui da 2 settimane. 3 pasti al giorno, doccia, luce. No, non l'ho sentito. Che cazzo ridi da sola, stai? Ah, adesso non l'avevo visto. Non so. Grazie, capitano. Siamo soli. Dimmi, Lizzy, a cosa pensi? Una confraternita d'acciaio. Che significa? I ragazzi qui sono tutti confusi. Dobbiamo agire con coraggio. Non possiamo restare nell'esercito. È solo questione di tempo. Prima che uno di quei generali, o peggio ancora un politico, sbuchi fuori da un vault cominciando a dare ordini a destra e a manca. Finirebbero per imporsi con la forza e allora il solito ciclo avrebbe di nuovo inizio. Forse sarà un altro inferno nucleare e se non saranno contenti ricominceranno da capo. Sai che è così, Lizzy. È una nostra responsabilità. Dobbiamo fermarli. Sì, capisco, ma... una confraternita, i cavalieri, e io come dovrei chiamarla, anziano? Le parole hanno un grande potere, Lizzy. Costruiscono l'identità, costruiscono il significato, anche quando sembrano non averne. Basta usarle. Dopo la caduta di Roma, furono i cavalieri e gli scrivi a costruire che faccina, anzi, la cultura occidentale. Di Steam. Quello di Twitch. Il nostro ruolo è molto simile. Siamo i nuovi cavalieri, ma non basterà un nome. Ci vorranno delle nuove tradizioni, una nuova mitologia, qualcosa in cui la gente possa riporre la propria fede. È davvero necessario? Che altro dovrei fare? Proclamarmi presidente? Farti senatrice? Guardati intorno. Qualcosa ci sta uccidendo, più delle radiazioni o di tutti quei mostri. La depressione. La gente ha perso tutto. Mogli, figli, familiari, persino il postino. Dobbiamo rimediare a tutto questo, o le persone perderanno la voglia di vivere. Non saremmo altro che morti ambulanti. Farò del mio meglio.
meglio per seguire gli ordini, signore. Fai passare del tempo, Lizzie. La gente ha bisogno di credere in qualcosa. Lascia che lo capiscano da soli. Registro del soprintendente, Camp Venture. Cos'era la confraternita d'acciaio? Esperti di sopravvivenza? Ex militari? Serissimi per quanto riguarda gradi e addestramento, questo è sicuro. Organizzati, efficienti, ben equipaggiati. Potevano tranquillamente dominare la Virginia occidentale, e invece... Come gruppo paramilitare avranno sicuramente avuto un quartier generale fortificato. E un leader. Qualcuno che sapeva cosa stessero facendo. Se solo riesco a trovarlo. Ah, riciclette materiale. Armi, armatura. Livello 50, quindi possiamo bruciare. Provo ad andare là sopra. Stai trovando qualcosa di buono là sopra? La statuetta, sento il rumore. Ah, stai ancora vedendo la statuetta là? Sì. Io qua sopra non la sento però più. Quindi adesso giù per forza. Eccola qua, fanculo. Cazzo stava. Allora, io direi di andare a potenziare il rivelatore da quest'altro lato. Sì. In modo tale così la facciamo e sacchiamo. Okay. Che è meglio. Allora crea, ricicla tutto. Ok, io l'ho sentito tutti i nastri. Sì, sì. Io mi ho finito quello del sovrintendente, figurati. Vabbè, quello è automatico, quello del sovrintendente. Sì, 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 infatti l'ho preso all'ultimo proprio per quello. Sapevo che sarebbe partito automaticamente. Sarà meglio, vecchiarella, sarà meglio. Che spammi. Oh cazzo. Niente, ok. Zucca. È strano che questo non ce lo dà come zona. Altra moto qua. E chi sono questi? Non ci posso parlare con questi. Ho sbloccato roba che non dovevo sbloccare. Sono... Da tempo raccolgo campioni di minerali per analizzarli. Le mutazioni cromosomiche dopo la pioggia tossica sono senza precedenti. Affascinante. Non c'è da manco come zona questa. Sì, ma infatti è strano. Stanno questi due tizi così lì dentro.
Qualche missione sicuro. Il quadrato qua sta qua. Oh, senza senso sta zona. E mi sono incastrato, non posso più muovermi. Oh, cazzo è successo? Sono incastrato io. Sarebbe proprio ora di mangiare. Ma questo che è? Dove sta? Ah, c'ero prima io. Trovati un altro posto. Ecco qua. Stava il saccheggiatore che con la pala in mano che mi dice... che dice, pare che qui ci sia oro dappertutto. Però questa è la mia zona, trovi un'altra zona. Vado là vicino, sulle pietre c'è le vene d'oro, me le prendo tutte quante e me ne vado. E lui usa ancora la pala. Cioè, quello sta a scavare per cercarlo. Poi arriva il primo loro. Stronzo e si fotte tutto. È bene che non dice manco niente. Continua a sparare. Dove stai andando? Ma sono andato io male? No, no, no. È perché io sono spawnato col viaggio rapido. Perché mi ero incastrato e non potevo più muovermi. Ah, questa è un'officina qua. Sblocchiamola. Giusto per sbloccarla. Madonna mia, piena di torretto. Perché non c'ha... ecco. Chi è una brutta persona? Eccolo qua. Sicuramente questo mi ci fa tornare di nuovo da qualche parte. Ma io non sono una persona, lo sai benissimo. Consiglio non essere rosa, infatti. Vabbè, sblocchiamo pure questa qua. Valle e galleria. Ma te l'ha dato, ma ancora no. Ecco. Ora me l'ha dato. Allora, dovremmo tornare da Rose, che sta qua. Andiamoci un attimo, 18 tappi. Ecco, ora si ragiona, vecchiarella. Ora si ragiona. Cazzo, però potevano farlo un veicolo, un qualcosa. Ma col viaggio rapido, capito? Il veicolo alla fine non è che ti serve. Il problema è sbloccarle le zone. Però come vedi ti danno delle missioni che te le fanno fare per forza. Ok. Sono strapieno. Ma com'è sono pieno? Cioè quando ho fatto il viaggio rapido me l'ha fatto fare e ora sono pieno. Perché? Non è che forse hai perso tipo qualche esempio quando pure non mangi o altro.
Ah, vero, può essere che c'avevo qualche cosa di quello attivo, decido, può Esatto. essere. Perdi Non quello quella che mi ha capacità di fatto. carico. Svuotiamo sempre i cadaveri qua perché danno sempre un mare di roba. Ah, boh, a parte le granate non danno altro, questi cadaveri. No, pure i mentals mi stanno dando, che valgono un sacco di Mentals. soldi. Andrei. Qua io ne ho una marea. Mentals. Mamma mia. Vedi che valgono soldi. Il scimisto qua pure. Vedo positivo. Questo è ancora qua dentro, ancora non lo sposto. Cioè lo tiene proprio per bene, per marcire proprio là dentro. Esploratore. Ormai siamo pieni, quindi come dire. Allora, non ho Interagisci. potuto fare a meno di sentire e devo ammetterlo, mi ha impressionato quel che hai fatto con Meg. Per me! Gentile da parte tua! Vediamo. Visto, la ragazza è sveglia, te l'avevo detto. Inoltre, non sto cercando. Ti faccio una proposta. Si è buggato. Ma pure a te, non parla. Abby ha allegato delle istruzioni su Ecco. come installarlo, perciò non credo che dovresti tornare al suo bunker. Ovviamente, vedo il nostro bunker, giustamente. Capito, Madigan? La ragazza ha sempre avuto un lato ragionevole. Ma vedi? La tua vecchia amica Rose ce l'ha. Non pensare che io fa... No, Meg potrà... Quindi il mio... Ehi, ma... Ora sma... Allora... Veramente se lo succede siamo da stare Ma vedi? Non pensare... Ehi, ora sma... Allora un attimo facciamo tab. Facciamo dati, facciamo secondaria, questa la vogliamo. Ok, dovremmo tornare al bunker, ma io non mi posso muovere, sono troppo pesante. Vediamo se c'è qualcosa che mi aumenta. Oggetti, aree, provviste. Più resistenza. Non è che sei pezzi pure dall'armatura atomica che hai preso, forse. Sì, il problema è che non li posso usare qua. Facciamo un camp qua sotto. Conviene, fammi vedere. Poi non c'è niente che mi aumenta la... La capacità di carico. La forza. No. Ora sarebbe la forza, dovrebbe essere. Questo che fa? La forza me l'ha aumentata questo. Proviamo a vedere se... Come la fa fare. No, troppo peso. Una cazzo di roba c'ho qua sotto, 1500 cose. Non so come fa a fare. Duecentoventi su 224. Come si fa? Cioè, 224 è il tuo peso massimo. Sì. Io porto 270 addirittura.
Buon per te. Ma vedi che pure i pezzi dell'armatura che hai addosso, alcuni pezzi, mi pare, mo quello che ho preso io da Trace, da Predone, mi dà, mi dà la capacità di carico più alta. Ok, ho buttato 8 granate qua a terra, se le vuoi prendere tu, prendere tu, viaggio rapido. Ok. Cazzo, è già l'una, porca puttana. Ma secondo me ti conviene spostarlo quel camp ogni volta. No, in realtà ce lo stiamo sempre usando. Perché stanno sempre quei cazzo di yokai là che rompono le palle. Se no perché non metti quell'idiota là? Come si chiama? Sì, anche. Ma quello si deve un attimo sistemare sto camp, ma c'ho voglia tempo lungo. Ok, vediamoci questo, questo e questo. Capiente, irremovibile. C'ho un 39-39. Questo 30. C'è pure il capiente removibile. Sì, è quello che te l'ha dato la missione prima. Irremovibile, questo. Che cosa toglie? Torace. Ah, il torace toglie. Ok, è forte questo, cazzo. Rispetto a quello. Ah, basta mettersi questo, già ho recuperato i 5. Pistola lanciarazzi, ma che cazzo. Ok. Modifica munizioni, perfetto. Andiamo su tutti i materiali. Poi vediamo un po'. Birra la possiamo, questa la possiamo, questa la possiamo. Ok. Andiamo un attimo a questo bunker qua sotto. Allora finiamo sta missione. Questo sono ancora qua, sono sempre qua. Ok, bunker di Abby. E andiamo.
cazzo. Missione iniziale. Aiuta Abby ad attivare il sistema di movimento ardente. Il primo passo è facile. Sulla mia scrivania cerca l'olonastro chiamato Master. Ti fornirà tutte le informazioni necessarie. Poi dirigiti presso la vecchia armeria di Ferri. Dovrai installare il programma Accesso Armeria sul terminale d'ingresso principale per poter entrare. Una volta caricato e installato, devi ascoltare una mia registrazione. Assicurati di poterlo fare in sicurezza. Siamo fuggiti da Arbers dopo un attacco delle bestie ardenti. Perciò non so cosa potresti trovare. Fai attenzione. Ok, carica l'olonastro master. Ok. Tu arrivi a tutt'altro lato. Più tappi a fare viaggi che altro, guarda. Qua nel bunker, prendi il loro nastro e poi dobbiamo andare all'ultima zona che abbiamo visto. Ok. Madonna mia. Ok, ascoltiamo sto lonastro. No, non lo devi ascoltare. Ah, non lo devo ascoltare? No. Devi prenderlo solo. Ah, infatti, perché è un software. Ok, si deve prendere sto coso e basta qui dentro. Sì, poi ti devi trasportare dove stai. Ok, a posto. Meno penso. Carica l'oro nastro. Allora, mappa. Tu sei andata a finire qua giù. No. Che è successo? Mina. Accesso all'armeria. Ci sono sparse due mine dentro. Mondi remoti. Accesso negato. Impara a leggere. Accesso riservato solo ai membri degli stati liberi. Niente confratelli d'acciaio. Oggi si arredano per avere il permesso. O era. Ok, allora mi sa che lo facciamo domani. Perché? Che fa? A meno che non riesco. Aspetta. Che mi dice che non potevo accedere. Però forse vedo la porta aperta di qua. No. Infatti è aperta la porta, non ci posso andare. Come, la porta è aperta però non ci puoi andare. Questa storia. Sì, perché la rete, c'è la rete intorno. Ah, ok, sì, porta. Ho capito. Un recinto. Guarda qua si apre, aspetta, vediamo un po'. Tutta rete. Se faccio carico la nostra invece qua dentro, faccio schiatto quello dentro.
Come si chiama ora il nostro? Master. Master, cosa succede? Accesso armeria. Ah, ecco, qua dentro. Scenario 2. Allora dovevi caricarlo lo nastro lì dentro al basso. Forse Harper's Ferry non è il maledetto nido di bestie ardenti che immaginavo. Ora che sei dentro, devi trovare il terminale di Rally e usare l'olonastro master per scaricare i suoi progetti. Ci servono per impostare la rete di comunicazione per i collegamenti e consolidare tutto. Purtroppo Rally ha fortificato l'armeria per proteggere le nostre ricerche dalla confraternita d'acciaio, dopo che hanno smesso di comportarsi bene. Beh, questo lo facciamo domani, John, però. Ok. Non è possibile accedere al sistema. Però vedo abbastanza lunga. Perciò dovrei fare qualche tornata. Se tutto va bene, sentirai presto mie notizie. Se tutto va male? Oh, ora la nostra è vicina, scusami. No, il problema è piano sopra qua. Cazzo, dobbiamo fare il giro. Ma che cazzo è la torretta che mi fa? Dove cazzo si fa il giro qua? Tu dove sei? Io sto... sto cazzeggiando. Ah, ok, in giro. Pensavo che fossi qua dentro. Come no, 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 qua? Io sto trovando, però qua si è trovato un modo per entrare. Ah, ma è aperto da qui. Ah, è aperto, ok. Ah, io ho trovato un modo per salire sopra i muri qua. Ci ho arrampicato. Cioè, ho fatto aprire questa porta perché cosa? No, c'è uno steampunk. Un razzo. Ok. Ma dove cazzo si è andato? La prossima parte. Ah, vaffanculo, per poco. Andiamo a destra, non si arrampica, no? Si arrampica, come faccio a entrare qua dentro? Ma tu la vedi la missione dove sta? Sì, sì, sta lì dentro, sì. Dobbiamo fare il giro del palazzo qua dentro. Lo riesci a fare? Dove sta il giro del palazzo? Aspetta, voglio vedere un attimo la cosa. Esco da lì qui sopra. Però di qua non vai da nessuna parte. Ah, da qua si entra, ok. Dove? Qua, ah, qua, okay. Qua. Cioè almeno pensi, no? Ok, c'è il terminale qua. Porta di sicurezza, apri porta. Progetto granata, frammentazione, granata plasma, munizioni. Ma dove è questo progetto? Lì dentro, nella cassa. Ah no, io sono le granate a fare. Però è un progetto già noto, era. Torretta, attenzione. Come cazzo mi fa colpire da dietro il coso? Non l'ho detto proprio. Oh cazzo, un po' di oggi. Ma posso colpire da qua sopra?
Terminale. Filtri per l'aria. Test iniziali. Ci frega. Attenzione, c'è una mina qua. Dove raggi laser a terra. E io direi di saltare. Ce la facciamo? No. Ma io direi di passare. Ah, ok, non funziona più. Si vede un cazzo. Altro terminale. Ok. Ah, questo si deve. E add. Due è finito. Yeah. Perfetto. Mandi di porta di sicurezza. Apri porta. E io già ero dentro. Allora, se ci sta sopra. Allora, qua c'è un altro banco di lavoro. Ma qua questa roba rossa. Niente che ci interessa. Progetto modello pesante affilato, martello da demolizione. Questi progetti dentro non progetto nemmeno a pagarli. Ma non è un progetto, è quelle scatole tipo modifiche là. Ah, ok. Ma è manco usate, sempre bruciate. Oddio, possono da sempre tornare un. Siete le gomme. C'è una cassa di munizioni, eccolo lì. Che cazzo stavo sotto? Sotto terra, è dietro di te. Ma quasi ha ammazzato pure a me. Mi ha dato un mare di roba, sta torretta. La cassa di munizioni, qui. Carabina da combattimento. Ne sento un'altra, sta sopra. Io una qua l'avevo distrutta già prima di entrare. Munizioni qui, cartucce per fucile a pompa. Bambola rotta. Vuoto. Allora. Eccola là. Oh, stai calmo. Porca troia. Un cattiverio. Minchia! Mitragliatore a canne rotanti. Possibile equipaggiare l'oggetto. Il livello è 50. Sicuramente. Un'altra modifica. Pesante affilato rovente. Martello da demolizione. Oh, questo è il doppione. Se vuoi. Sta qua a terra, eh. Io lo brucio, quindi non... No, io ce l'ho, l'ho preso prima. Qua a terra. Ah, eccolo qua. Tutto troppo l'arte, ma ci può per cane pure, cioè. Livello 2, cassaforte. E
Io posso terminare. Apriamo una porta. Ok, aperta la cassaforte. Con fucile a leva addirittura. Porta. Ah, non mi ha manco pesantito. Ottimo, l'ho preso pure. Poi vediamo che cazzo si tratta. Penso sia ora di rivendicare l'armeria come nostro qua. Territorio. Mi servirà l'aiuto di Eddie e Nira per sistemare le misure di sicurezza. Ai sopravvissuti non piacerà, ma noi dobbiamo proteggere i nostri, soprattutto da quegli stronzi della confraternita. A quanto dice Derek, sono andati dai soccorritori a chiedere rifornimenti e manodopera, senza accettare un no come risposta. Beh, se pensano di farlo anche con noi, sbagliano di grosso. Dovremo farci trovare pronti. Allora, il nostro qua dentro, giusto? Sì. Si chiamano nastro l'ultimo è master del ok. Nastro master, eccolo qua. Fatto. No, no. Ok, ascolta Abby. Però mi dà ancora. Ascolta Abby, devo stare. Perché dopo un po'. No, devo ancora stare vicino al terminale. Ok, ok, è tolto. No, ma quello parla, mica. No, perché me lo dava ancora sul terminale l'obiettivo. Parla con Abby. Forse pensavo il programma andava avanti. Invece no. Allora, R o nostro master di scansione. Segui le opzioni visualizzate, il risultato è garantito. Rimedio, non ce l'ho, porca puttana, voglio togliersi. E che tu stia per ascoltare il prossimo messaggio. È Dix, era da qui, sacca di sangue. E tutto questo non avrà alcun senso. Ma sto divagando. Devi trovare il terminale del senatore Sam qualche rimedio in più, e usare l'olonastro master per scaricare i file che ci servono. Dovrebbe essere divertente, dato che visiterai il Campidoglio di Charleston. L'ultima volta che l'ho visto era ancora in tavola. Di nuovo al Campidoglio, dobbiamo andare. Cerca la torre di trasmissione più vicina. Madò, ci sta mia nazia retta. Poi andrò a dei giri, sì. Giusto? Mamma mia. Giusto. Ok, però continuiamo domani. Bisogna andare al mio camp che... non servirà niente. Merda, sta ancora registrando. Anzi no, perché? No, non ci conviene andare al camp. Ci conviene restare qua perché abbiamo tutte le cose. Magari domani sblocchiamo qualche altra cittadina qua. Va bene ragazzi, vi ringrazio per averci seguito anche questa sera. Vi diamo appuntamento a domani. Buonanotte. Vi auguro una buonanotte.